Sì. Promettimi che non ti ci metti pure tu a darmi pensieri. Ho Che pensieri? Che visto che non fai niente. La tesi? Non fai, mi spi? ti manca niente per la laurea. Mi devo preoccupare anche per te. Senti, la tesi è l'ultima cosa a cui penso in questo momento. Lorenzo Balducci e Nino, ci racconti il tuo personaggio? Ma Nino è un ragazzo di 28 anni che sta per laurearsi in architettura, un ragazzo abbastanza inquieto e ribelle all'interno del suo contesto familiare, perché all'inizio della storia si trova da subito ad avere un conflitto forte con il padre perché non accetta certi suoi comportamenti. È insomma una sorta di voce critica all'interno della famiglia, una famiglia abbastanza serena che viene spaccata in due dalla notizia di questo lutto che costringe ciascuno dei personaggi a intraprendere un percorso individuale che li porterà ad allontanarsi dalla famiglia per poi ricreare una sorta di nuovo nucleo familiare ricomposto e comunque diverso da quello precedente. E Nino vive questa trasformazione anche, se vogliamo chiamarla così, in maniera del tutto onesta e genuina e appassionata, perché è una persona che non si sottrae a quelle che sono le sfide della vita. Vive anche le cose in maniera, in alcune situazioni, in maniera fin troppo ingenua, quindi commette degli errori, si innamora di una donna più grande di lui, sposata, però lo fa sempre con la maniera, in una maniera sì, onesta, coerente con se stesso. Quanto c'è in te di Nino? Beh, credo un buon 50%. C'erano molte delle scene girate nel film che solo leggendole mi rendevo conto che c'erano delle affinità. Soprattutto ci sono molti silenzi, molti sguardi, molte situazioni in cui Nino osserva le cose da fuori, e diciamo, questo atteggiamento è qualcosa che mi ricordava esperienze personali, il mio modo. Come è avvenuto l'incontro con Tavarelli? È avvenuto con un provino nell'estate del 2008, 2009 anzi, e niente, ho fatto tre provini e sentivo, insomma, non sapevo di che cosa parlasse la storia, mi avevano soltanto così spiegato a grandi linee. Però già dalla sceneggiatura sono andato al provino e molto spesso la difficoltà ai provini è che ti ritrovi a recitare battute o molto corte o non molto interessanti, e dalla carta già si vedeva che era qualcosa di grande. Le scene da interpretare erano molto impegnative, quindi ho detto: questa è un'occasione che giochiamocela bene. E poi insomma, la fortuna è stata anche che piaceva a Tavarelli, al produttore, e quindi abbiamo creato questo personaggio che ancora sento proprio dentro di me.